È mattino di Pasqua, è festa, ed è una festa infinita la vita. Ho sempre pensato che la Pasqua sia la festa che dà origine a tutte le altre feste. Senza la Pasqua viene meno il senso ultimo di far festa. Ma necessaria oggi è una domanda. Possiamo far festa? Con tutto questo dolore che circola nelle nostre vene, con l'incertezza di domani e l'assurdità di quel che stiamo vivendo, perché dovremmo far festa? Perché non dobbiamo permettere di farci aggredire dal dubbio che ucciderebbe il cuore della vita stessa? E la morte? E se la morte fosse l'ultima parola? Ecco, la risurrezione di Gesù ci consente di togliere questo tarlo che tormenta la nostra festa di quest'anno. Perché far festa? Perché Cristo è risorto per noi, con noi e in noi, passionalmente per tutti. Perché far festa? Perché è il giorno in cui avviene ciò che umanamente sembrava impossibile. Il giorno in cui Dio viene a proclamare che è legittimo, è un diritto attendere l'impossibile, è un diritto essere irragionevoli. La vita spesso, voi me lo insegnate, sembra essere fatta apposta per rimpicciolire le nostre speranze. Ogni giorno le va riducendo, le accomoda secondo le cose che ci capitano. Succede a tutti noi di ridurre a poco l'orizzonte della speranza e per alcuni addirittura di perderla. È accaduto anche a Maria di Magdala, agli amici di Gesù, e alle donne che sono andate alla tomba, speranza bassa, avevano ridotto lo sguardo di speranza. Ma da quella tomba era uscita viva la loro speranza morta. Forse anche noi abbiamo qualche speranza da resuscitare. Tutto ciò in cui crediamo accade. I nostri occhi, le nostre mani, il nostro cuore potranno inventare cose che umanamente ci sarebbe parso impossibile inventare. Per questo mi viene spontaneo chiedermi dove sono oggi i testimoni della risurrezione. E mi sembra di intravederli tra gli uomini e le donne che si mettono lì a ricucire le speranze. Ce n'è un immenso bisogno oggi. In questi giorni stiamo diventando tutti un po' più fragili e vulnerabili. Sta dilagando la paura, vanno serpeggiando discorsi senza speranza. Qualcuno dice che tutto è perduto, che tutto è finito, e si crea la paralisi. Paralisi di fantasia, di immaginazione e di creatività, che uccide la risurrezione e che uccide la Pasqua. E allora, tu che credi alla risurrezione, mettiti accanto agli uomini e alle donne di questo tempo a ricucire pazientemente, insonnemente, questa speranza che oggi si è fatta fragile, debole e indifesa. Che Cristo è risorto, non lo possiamo dire semplicemente cantandolo nelle nostre chiese, ma seminando la speranza per le strade, nelle nostre case, con chi incontriamo, diventando tessitori e artigiani di speranza, ricucendo gli strappi dei cuori della gente, ricucendo le ferite inflitte dalla paura, dal disorientamento. Da questo ci riconosceranno come testimoni del risorto, non lamentandosi e rattristandosi di non poter celebrare la Pasqua nelle chiese. Ci è chiesto oggi di avere occhi da risorto, fuori, nel giardino di Pasqua. Le nostre chiese sono le persone. Io sono il Tempio dello Spirito. Come fare? Imparando ancora una volta dalle Scritture, correndo nel buio, diventare notte perché il giorno viva. Pietro e Giovanni, corridori del desiderio di amare,
che non venga meno questo correre e che la vita non sia un dormire ad occhi spenti e che la casa non sia senza finestre per respirare e che la chiesa non sia chiusa nell'immobilità dei cenacoli. Che ognuno di noi ritorni ad essere l'uomo e la donna del mattino di Pasqua, con la luce negli occhi, il ritmo nel cuore ed il vento alle ali. Ebbene, il giardino della resurrezione ci dice che l'amore è più forte della morte. L'amore esagerato, sprecato, smisurato, l'amore che sulla croce sembrava perdente, ha vinto, ha sconfitto la morte e la sconfiggerà ancora se tu ci credi, se io e te ci crediamo. E allora corriamo a dirlo non solo con le parole, ma anche con i gesti, con la nostra tenerezza. Ora tocca a noi, a ciascuno di noi, dire che è risorto. Dillo anche tu, che più forte della morte è l'amore. Gesù, fa di tutti noi il tuo profumo nel mondo e facciamolo correndo. Non c'è da perdere tempo, non ne abbiamo più di tempo. E come non farmi venire al cuore la poesia del nostro amico, del mio amico Joe Evan, dopo questo invito a correre e dopo il Vangelo di chi corre. Ve la voglio dedicare con tutto l'amore che ho. E io invece ti dico di correre, vivitela di corsa sta vita. Hai solo da guadagnarci e chi ti insegue non ti arriva. Chi vuole trattenerti non ti afferra. Chi vive immobile non ti conoscerà, ma non ti preoccupare, non serve conoscere tutti. Corri, ti dico io, brucia veloce, brucia giovane, guardati i tramonti, ma non perderti le albe. Non dormire, c'è tempo per quello. Per ora corri, fatti trovare da una parte e l'altra, sbattiti forte, scuotiti se sei stanco. Quando fai una cosa bella, non è vanità il riconoscerla. Abbi la cura di darti una pacca sulle spalle. Non aspettare la musica per ballare. Balla, salta e corri. Corri come un felino, sii ingordo di vento. Il vento sta dalla tua quando corri. Ti si sbatte in faccia e ti fa lacrimare un poco, ma sono gocce preziose. I fiori hanno sempre sete. Brucia veloce, brucia giovane, dai tutto e subito, che l'unico orologio esatto della vita indica solo l'ora e l'immediato. Corri e corri. Non ti preoccupare dei passaggi e dei paesaggi. Ti verranno incontro. Le cose che ti servirà imparare verranno ad abitarti dentro, spontaneamente. Tu pensa a correre forte, forte, che tanto, visti di sfuggita, siamo tutti più belli. E ora provo a farvi il mio piccolo regalo per Pasqua. Non ho né oro né argento, voi lo sapete, né denaro da potervi regalare, ma quello che so fare, provo a braccia larghe e cuore largo a darvelo. Una canzone, tenuta nel cuore da tempo, fatta con degli amici, improvvisata, non conclusa, non definita, ma che ha dato vita al cammino dei 7 respiri che ci hanno portato oggi al respiro. Perché un uomo è vivo quando respira, ma un uomo è vitale se fa respirare. Buon respiro a tutti. Come
libero respiro, un libero respiro che mi apre e mi porta finalmente con sé.